Per cui iniziamo. Iniziamo immediatamente. Di nuovo buonasera a tutti, cari concittadini di Palazzolo. Mi conoscete, io sono Nello Gibilisco, sono stato indicato dal circolo di Palazzolo per rappresentare la sinistra alle prossime elezioni provinciali. E io faccio parte e milito in Sinistra Democratica, di cui il coordinatore nazionale è l'onorevole Claudio Fava, che è qui accanto a me e che subito dopo parlerà. Gli altri candidati della sinistra, del circolo di Palazzolo della sinistra, sono Paolo Monaco, consigliere uscente di Sinistra Democratica, e Paolo Rametta, che voi conoscete. Come ben sapete, noi appoggiamo convintamente sia il candidato alla presidenza della provincia per il centro-sinistra Pippo Zappulla, che doveva essere anche qui questa sera, ma per impegni improvvisi non è potuto intervenire, e appoggiamo anche la lista di Rinnovamento Civico che propone Mario Monaco a sindaco. Allora, voi sapete bene che il movimento in cui milito, Sinistra Democratica, ha una missione essenzialmente, che è quella di realizzare il grande sogno di tutti coloro che come me vorrebbero tutta la sinistra, partitica e non, riunita in un unico soggetto. Come sapete, ho collaborato e collaboro ancora con il progetto Un'altra Storia di Rita Borsellino e affronto questa competizione elettorale rappresentando la sinistra, essendo su di me un grande peso e una grande responsabilità, perché mi è stato dato veramente l'onore di rappresentare la sinistra, che ha una grande storia. E sapete tutti anche chi sono i miei competitori e a quali partiti appartengono. Sono miei amici, li rispetto, ma naturalmente sapete anche che si tratta di una competizione, non è un pranzo di gala. Per cui mi spetta l'onere di dire quella che è stata la loro azione politica e i partiti ai quali appartengono. Il primo in ordine di importanza è l'esponente dell'UDC, l'amministrazione da lui capeggiata si congederà in questi giorni, e si dice orgogliosa che in questi anni hanno spesato opere per 50-70 milioni di euro, per cui un fiume di denaro, dimenticando però una cosa importante e fondamentale: che la qualità dello sviluppo non dipende dalla quantità delle risorse. A me risulta infatti, e voi potete darmene atto, che molti dei nostri concittadini, i nostri stessi figli, una volta conseguita la laurea, non trovando lavoro, sono ancora costretti ad emigrare. E allora io mi chiedo e vi chiedo, quali sono stati i vantaggi per la nostra comunità che ha avuto l'investimento di questo fiume di denaro? E ancora, a chi ha giovato tutto questo? Poi c'è un'altra questione che è molto importante. Naturalmente non si può fare il riassunto di 10 anni di amministrazione. Uno dei punti cardini del programma, quando questa amministrazione si è insediata, era il territorio, ed era un punto in cui si giocava la credibilità di questa amministrazione. Ebbene, è rimasto a noto ed è stata una farsa continua, una telenovela durata 10 anni e non ancora finita, e i nostri concittadini delle contrade vicine sono rimasti non serviti né da Noto né da Palazzolo, con problematiche gravi che loro stessi vi possono testimoniare. Poi abbiamo anche una situazione che per me rimane molto importante. Voi sapete l'impegno che è stata messa dalla mia parte politica, si tratta della privatizzazione dell'acqua. Voi sapete che la privatizzazione dell'acqua è stata effettuata con la firma da chi aveva detto in questa pubblica piazza che mai avrebbe consegnato le chiavi di nessun acquedotto ai privati. Beh, questo è il risultato. Come sapete, pur essendoci una moratoria a livello nazionale che è stata votata dopo la raccolta di
non ricordo bene se 400 o 500 mila firme, c'era questa moratoria di un anno, è stata superata questa moratoria e abbiamo avuto la privatizzazione dell'acqua. Ebbene, voi sapete che c'è questo e tante altre cose, e a questo punto viene semplice fare la battuta. Voi sapete, io centro, è uno slogan, no, a me a questo punto sembra proprio una vera e propria confessione, una confessione di questi che, ripeto, sono parti emblematiche che sono successe in questo decennio. Poi c'è l'altro mio carissimo amico, l'ingegnere, l'audace imprenditore, che è l'emblema del berlusconismo nostrano, spera naturalmente di percorrere la stessa strada, lastricata di successi dell'amico fraterno, il nostro, sicuramente no, l'assessore designato alla cultura, l'onorevole Fabio Granata, il quale già una volta è venuto qui, ha incassato 2000 voti senza battere ciglia, 2000 voti che i palazzolesi avevano concesso al nostro eroe, ma lo lasciò fuori di tutto. Lo lasciò fuori di tutto, e questo è il premio, appunto, assessore designato. Già da quello che si è sentito dire, sappiamo, le casse del nostro comune sono dissestate, e l'onorevole Granata a Siracusa, dopo, sapete anche che viene dall'articolo 23, no? La sua fortuna è iniziata da lì. Infatti ha fatto la sua opera di precariato con l'amico che ci ha, che ci ha preceduto, l'onorevole Titti Bufardeci, è stato suo assessore dopo essere stato bocciato alle regionali, e ve lo chiamano l'assessore a 5 stelle per il suo vizio di pernottare negli alberghi di lusso quando va in non specificate missioni a Roma, e in questo caso è stato, diciamo, il suo precariato è stato stabilizzato dall'amico Fini, infatti l'ha inserito nel listino, nel suo comodino, dicono i più informati, ha una bella cornice con la foto di Fini che l'ha messo nel listino, e quella di Calderoli, l'autore del Porcellum, che è suo ignaro benefattore. E poi andiamo al terzo, l'ultimo dei miei competitori, come direbbe, per usare la metafora veltroniana, appartenenti allo schieramento a me avverso. Beh, come si potrebbe definire? È il neoautonomista, tutti avete capito di chi si tratta, che è il più, oserei definire, versatile, ma così tanto versatile da essere balzato ben più di una volta da un partito all'altro, e che, non contento di questo, ha trovato il modo stavolta di superare se stesso. Infatti sapete che in questa competizione elettorale contemporaneamente corre con due simboli diversi, alle comunali con la lista che mi ha preceduto, mentre alle provinciali è autonomista, per cui va a corrente alternata. Di lui si dice in giro addirittura che abbia messo in confusione pure i suoi stessi elettori e che stia formando un partito tutto suo, si chiama VCCV, Vaio Cucuvinci. E allora naturalmente la mia è una debolezza estrema, perché questi tre fuoriclasse della politica palazzolese mi hanno imposto di usare il mio slogan che ormai gira nelle bocche di tutti, faccio raccolta differenziata di voti, tutti coloro i quali, i miei concittadini, non volessero dare il loro consenso a questi tre grandi della politica palazzolese, possono scegliere me, anche solo per aspetto fisico, ecco. Qualche battuta. E naturalmente, come si può fare questo? Barrando il simbolo, la sinistra, e scrivendo Gibilisco. Faccio un'altra cosa che non dovrei fare, faccio ricorso al voto utile, perché sapete, io faccio parte di una formazione piccola, per cui basterebbero anche 400-500 voti per rappresentare
i miei concittadini al Consiglio provinciale anche per rappresentare la sinistra. Naturalmente cosa metto in campo? Non posso mettere in campo, cioè non ho un carniere pieno di risultati, ma qualcosina negli ultimi anni ho fatto. Metto in campo la mia storia personale e la sottopongo al vostro giudizio, metto in campo la mia passione, la mia coerenza, il mio impegno. Da quando mi occupo di politica ho cercato di dargli sempre la dignità da voi richiesta e ho sempre anteposto il bene comune e collettivo alle ragioni personali, difendendo il sentore di tutti coloro i quali vogliono obbedire alla logica del diritto piuttosto che piegarsi a quella del favore. Avrei bisogno di un po' d'acqua, ma continuo. No. La questione è il mio slogan, quello prima, quello più serio, non quello della raccolta differenziata dei voti, si basa su tre parole molto semplici ma molto significative: legalità, sviluppo e sostenibilità. Ecco, c'è bisogno di legalità. La questione ideale e morale deve essere alla base della politica e deve ispirarne i suoi rappresentanti. Le cronache oggi ci dicono come di nuovo stia dilagando. Sì, grazie. Come di nuovo stia dilagando la perdita del valore della legalità. La destra, naturalmente, voi sapete che nel periodo che ha governato sia in Italia e soprattutto in Sicilia, la destra ha dato cattivi esempi di fronte alle malattie della società, ha dato l'esempio, cioè ha scelto delle medicine bizzarre, ha combattuto l'abusivismo con il condono edilizio, ha combattuto l'evasione fiscale con i condoni tributari, via la legge del falso in bilancio, e poi per finire alle ultime elezioni ci ha proposto di votare nei listini gente come Cuffaro, che voi sapete che ha avuto qualche problemino, gente come Dell'Utri, anche lui qualche problemino. Ecco, la vera democrazia sta negli esempi, nel costume, non nelle leggi. E l'esempio che ci ha dato il centrodestra, soprattutto nel governo in Sicilia, voi lo sapete qual è, non aggiungo altro. L'altra volta c'è stata la cara Nadia da questo palco a cui va la mia simpatia, so che fa politica con passione, magari la fa dalla parte sbagliata, e comunque è entusiasta del presidente Berlusconi, addirittura il suo slogan era rialzati Palazzolo, e mi faceva ricordare qualcosa. Dimentica però che negli ultimi 14 anni, dopo Tangentopoli, in quella che doveva essere la Seconda Repubblica, per ben 7 anni ha governato l'Italia il centrodestra. Ed è il più grande spreco politico è avvenuto dal 2001 al 2006, quando ha usato questo capitale politico di 100 parlamentari in più per proteggere gli interessi dei suoi media, delle sue televisioni, e per sottrarsi alle accuse dei magistrati. Andando via poi ha lasciato quella pillola avvelenata che voi sapete tutti, la legge elettorale, di cui ne ha beneficiato l'assessore alla cultura palazzolese, l'onorevole Granata, ecco. E si tratta del Porcellum di Calderoli, che ha privato i cittadini della scelta dei propri rappresentanti e ha favorito l'instabilità. Il governo, ora sapete, è già inattivo da circa un mese, cioè ha cominciato hanno iniziato a proporre le loro leggi, i loro decreti. Della cordata dell'Alitalia si è persa traccia, non esiste più, hanno fatto scappare KLM e non abbiamo più trovato niente. Ronaldinho si sta allontanando dal Milan, dice che hanno trovato un centravanti che è una bomba, si chiama Ordigno, forse con questo riusciranno a vincere qualcosa. E comunque, lasciando da parte la battuta e continuando, voi sapete come la Lega antepone in questi giorni le
diciamo, le cronache dei giornali ci hanno detto come la Lega appunto antepone le infrastrutture del nord a quelle del sud. L'autonomismo non ha detto niente, il leader autonomista. 2 miliardi di euro che erano destinati alle infrastrutture e alle viabilità sono state scippate alla Sicilia dal governo per bilanciare il taglio nazionale dell'ICI. 64 milioni di euro erano proprio destinati alla provincia di Siracusa. E poi ci abbiamo anche quel pasticcio del decreto sull'immigrazione. Hanno protestato e contestato questo decreto due organismi così piccoli, l'ONU e il Vaticano, e hanno fatto marcia indietro. E poi abbiamo quell'altro, quel piccolo decreto sulla protezione della fauna, in cui hanno inserito un uccello, Emilio Fido, cioè in pratica era la legge Salva Rete 4. E comunque si potrebbero dire anche tante altre cose. In questi giorni avete visto come il presidente Napolitano ha detto delle cose sacrosante quando diceva dei rifiuti tossici che dal nord hanno avvelenato il sud e Napoli, e c'è avuta la protesta della Lega. Benissimo, io alcune cose le salto e vado a conclusione, perché giustamente è più interessante ascoltare il nostro coordinatore Claudio Fava che non me. Per cui vi chiedo di dare un vostro consenso largo e forse anche meritato alla sinistra. Alla sinistra, ripeto, che io rappresento con onore. Avrei voluto parlare, ma purtroppo il tempo è quello che è, si sta facendo tardi. Avrei voluto parlare anche dei progetti che abbiamo per la provincia, naturalmente il sì al parco degli Iblei, il no alla privatizzazione dell'acqua, il no alla trivellazione della Val di Noto e tante altre cose che contraddistinguono le nostre battaglie di sinistra. Quella che viviamo è un'era con carenza di ideali. Individuare il candidato per voi potrà essere molto difficile, ma anche molto facile, perché le regole del voto e il buonsenso servono a questo, a saper scegliere. Per cui spero e sono sicuro che non farete leva su quei sentimenti di riconoscenza, di opportunismo o di tornaconto personale. Noi siamo certi di un grande successo della sinistra, appoggiamo, come dicevo all'inizio, con convinzione la candidatura di Pippo Zappulla, presidente della provincia, quella di Mario Monaco come sindaco di Palazzolo, e che volete che vi dica? Viva la sinistra, buona vita e buon voto. Passo la parola all'onorevole Claudio Fava. Pochi minuti per un saluto che parte da una riflessione, anzi da un ricordo. Io conosco bene questo paese, sono cresciuto trascorrendo le mie estati a far vasche lungo il corso di questo paese, conosco quasi ogni pietra, e ogni pietra di questo paese per me è un'emozione. Vi dico una cosa che forse potrà sembrare sgradevole, ma era più bello questo paese quando ero ragazzo, quando ero bambino. È come se una parte della sua magia, del suo incanto, delle cose preziose che possiede, l'avessimo messa da parte, come se avessimo perso il gusto di scoprirlo. Io credo che in qualsiasi altra parte del mondo, un paese come Palazzola Crede, che ha questa chiesa, che ha le altre chiese, che ha un museo antropologico di raffinatezza, squisita e preziosa, studiato e invidiato in tutto il mondo, un paese che racconta la bellezza del miracolo ellenico, quando i greci, arrivando qui, sceglievano sempre i luoghi più belli, migliori, per costruire lì i loro sguardi, i loro punti d'osservazione. E qua su c'è un teatro greco che non è soltanto un luogo da contemplare. Io ricordo quante volte dentro questo teatro abbiamo assistito al ripetersi di quella magia, a rappresentazioni greche che restituivano vita a quel teatro. Insomma, amici,
un paese che possiede tutto questo, che possiede la tradizione della buona cucina e dei buoni sapori, conservata senza ostentazione, che possiede il senso di ospitalità antico che ha sempre avuto Palazzo Lacreide, io credo che avrebbe meritato di più. Avrebbe meritato di più da noi, avrebbe meritato di più da questa regione, avrebbe meritato di più anche, diciamolo con franchezza, dalla classe politica che ha avuto la responsabilità di amministrarlo e che aveva la possibilità di scegliere se inseguire il consenso o se inseguire lo sviluppo. E troppe volte ha scelto di inseguire il consenso e troppe volte si è dimenticata delle chiavi dello sviluppo. Sentivo parlare, le ultime battute del comizio dell'onorevole Bufardeci, persona che peraltro apprezzo, del fatto che esiste la possibilità di costruire sistema in questo momento. Amministratori qui a Palazzolo che si colleghino in termini di sistema ad amministratori di stessa cultura, di stessa sensibilità politica a Palermo, la regione siciliana, e ad altri di stessa sensibilità che governano questo paese a Roma. Come se noi nascessimo oggi alla storia della politica di questo paese, come se tutto questo non appartenesse alla storia di questi anni, cioè la possibilità di creare sistema che si è tradotta invece nella profonda umiliazione per i nostri paesi e per le nostre città. Una ragione la ricordava adesso Nuccio Gibilisco. Il governo Berlusconi è un governo che vince rastrellando voti in queste piazze, che considera la Sicilia il suo granaio felice, un luogo talmente felice e spensierato dove qualunque candidato verrà votato ed eletto, tanto più con una legge elettorale che non prevede di eleggere ma di nominare senatori e deputati, e che dunque avrebbe grandi ragioni di gratitudine nei confronti della Sicilia, nei confronti di questa terra che gli ha portato parlamentari, deputati, senatori, capigruppo, presidenti di Camere e di Senato, voti, molti voti che gli hanno consentito la prima volta di governare a lungo e adesso certamente di andare e restare al governo per altri 5 anni. È il primo atto politico concludente, significativo, immediatamente percepibile da questo paese. Qual è stato? Regalare 2 pieni di benzina ad ogni famiglia italiana, perché il taglio dell'ICI ad ogni famiglia italiana regalerà in media 2 pieni di benzina l'anno. Il costo di questi 2 pieni di benzina è 1.400.000.000 già stanziati per infrastrutture per il Sud, che sono stati tagliati. Allora io mi chiedo, quando qui ci si propone di continuare a fare sistema tra i nostri amministratori e gli augusti amministratori romani o quelli palermitani, è questo il modo in cui loro immaginano di fare sistema? Raccogliere i voti, i consensi, il viatico al governo e poi il primo loro gesto è decidere che del Sud non gliene frega nulla. Il Sud non è un'astrazione geografica, è un luogo fatto di persone in carne ed ossa che, se vogliono costruire qui le ragioni del loro sviluppo, hanno bisogno non di elemosine ma di strumenti, di mezzi e dunque di infrastrutture, non del ponte sullo stretto ma di strade, di linee ferrate. E il governo Prodi, che certo molti demeriti ha avuto, soprattutto nello scegliere questa politica dei 2 tempi, rinviando un secondo tempo che mai è arrivato il compito di dare qualche risposta più immediata alle richieste di questo paese, ma alcune cose concrete le aveva fatte. E quel 1.400.000.000 tagliati erano già stati stanziati per infrastrutture decisive per lo sviluppo del Sud. La seconda cosa che ho ascoltato dire da chi con Palazzolo dovrebbe fare sistema da Roma e che è stato naturalmente subito ricevuto e recepito dalla Confindustria come una offerta preziosa, e che forse è bene rivedere tutto l'impianto dei contratti di lavoro, questa idea che debbano esistere contratti di lavoro nazionale, questa idea così bizzarra e barocca
che un operaio metalmeccanico o che un impiegato possa essere pagato a Palazzolo come a Varese, a Firenze o a Bologna, ma per quale ragione non tornare alle gabbie salariali? Per quale ragione non dire a questo paese che chi lavora al sud deve essere pagato meno di chi lavora al nord? Perché al sud si vive più facilmente, perché quella comunque è terra di sottosviluppo. Il fatto che le gabbie salariali servano solo a separare questo paese, a creare spazi e voragini più profonde fra il nord e il sud, è un problema che chi governa questo paese con i voti raccolti al sud non si pone. Allora quando io sento la parola sistema ho la pelle d'oca, perché questo paese, chi lo ha governato in questi anni, ha avuto l'occasione per far sistema con chi governava a Roma e con chi governava a Palermo. L'onorevole Granata, ancor prima, così mi dicono, di venire a fare ciò che vorrebbe fare l'assessore alla cultura a Palazzola Crede, è stato assessore alla cultura della regione siciliana, è stato vicepresidente della regione siciliana. Se la capacità di utilizzare le risorse di storia, di bellezza artistica, di qualità della cultura che questo paese ha avuto non c'è stata quando era assessore regionale, perché dovrebbe esserci quando diventerà assessore comunale? Di quale sistema parliamo, cari amici? La verità è che dobbiamo cominciare a guardare in faccia la nostra storia e il nostro passato. Chi ha governato Palazzolo in questi anni, chi ha governato la Sicilia in questi anni, e capire che alla fine la ricchezza profonda che luoghi come questo posseggono sarà ricchezza reale, utile, ragione di sviluppo, se cominceremo a scegliere non più secondo abitudine, secondo obbedienza, ma secondo la civiltà della scelta, secondo il piacere della scelta, scegliere chi ritenete che vi possa davvero rappresentare, non chi ritenete che possa fare virtuoso sistema tra chi governa a Milano, a Roma e chi governa a Palermo. L'onorevole Lombardo è venuto anche a Palazzolo a dirvi anzitutto la